Bentornati amici del gameplay su Game Over Size, sono Tra90 e siamo pronti per continuare la storia del DLC di Far Cry 4, la Valle degli Yeti. Come vedete ho preso la bella strada automatica, quindi adesso possiamo anche forse fare a meno dell'arco ricurvo. Ancora non sono sicuro, del tutto. Ora portiamocelo e vediamo se troviamo qualche arma, anzi forse potrei addirittura mettermi un arpione. Vediamo un po', eh. O un fucile da cecchino o un cavolo di arpione. Magari andrei di arpione, così se viene uno yeti lo incontriamo, usiamo l'arpione e gli sfondiamo il culo. Proviamoci così, intanto se va male, cioè non ci succede niente. Vediamo se c'è una vernice tipo neve. No, non c'è, purtroppo non c'è. Lasciamo questa e penso, speriamo sia carica. Vediamo un po'. Arpioni, io ho 7, prendiamoli. Perfetto, andiamo, vediamo cosa succederà. Tu chi sei? Che cosa vuoi da me? Hai una vaga idea dell'onore che ti sto facendo. Cercare di darmi in pasto a una bestia è un onore? Cazzo onore. Era un risvegliato. Ah. Uno dei prediletti degli Alang. Hai ancora molto da imparare, ragazzino. Non c'è proprio niente che voglia imparare da te. Forse è così, ma tu non puoi più profanare questo luogo sacro. Sappiamo che sei qui per la Ma reliquia. chi se la incula? I fratelli della notte stanno venendo a prenderti. Inutile nascondersi, ti troveremo. E non tentare la fuga, perché ti abbatteremo. Non puoi chiedere aiuto perché i segnali sono disturbati. Ora sei mio. Mio come tutte le anime di questa valle. Sì, A te te pazzoide. ci vuole un bello psicologo, Cerca di fidate. disturbi il segnale e chiedere aiuto. Bello psicologo. Andiamo, ragazzi. Problemi di comunicazione. Questa l'abbiamo mai letta, ragazzi. Soldato Kamal. Ma non me ne frega un cazzo, ragazzi. Chi vuole di voi stoppa e se la legge. Poi mi dite cosa c'è scritto. Pattuglia 6, che cazzo è stato? Pattuglia 6, Madonna, rispondete! andiamo con questo. Qui Pattuglia 6, c'è stato un incidente. I tecnici della radio si sono schiantati col camion. Merda, rimettete le Fatta unità il apposta, più oh. presto possibile. Deve farlo un po' meno pilotato. Dove Verifichi se cazzo le escono vette così? della radio non siano congelate. C'è un cancello. Sarà C'è un fatto, fottuto cancello. potere. Devo trovare il camion. Ah, ma sto rendendo conto che da questa parte non c'è un fottuto cancello. Aia, eccolo qua. Andiamo a trovare il camion shim. Vedi, col cecchino adesso era un po' meglio, era. Vediamo se schiappargli quella con questa. Sì, perfetto. Bello. Ne manca uno. Dove stava? Dentro la macchina addirittura. Carica. Allora, vediamo se non mi ammazzo, ragazzi. Se non faccio le mie solite figure di merda. Ok. Non l'ho fatta. Ora, dove cazzo stai là dentro? Vediamo se riesco a prenderti. Brutto pezzo. Perfetto. Ah, guarda un po' dove si è schiantato. Ci dovrebbero stare anche i lupi qua a ste parti. Carica, qua. Oh, cazzo, sono pure caduto, so, mannaggia a me. Ma dove cazzo stavi, io? Maledetto bastardo. So, è comparso come un fantasma, oh. Allora, eccolo qua. Oh, oh. Una bella mappa con la X, come antichi. Allora, l'unico modo di mantenere il contatto radio dentro la valle è impedire che la CIA ascolti la nostra conversazione e fare in modo che i jammer delle antenne rimangano costantemente accesi. Controllateli a ogni pattuglia, accettate che funzionino, il nostro obiettivo sarà compromesso. Ok, quindi ci dovrebbe stare. Vediamo un po'. Eccola lì. Andiamo. Anche se io qui però vedo 2x, ragazzi. E se fosse un segreto? Cioè, ragazzi, no, 3x, ragazzi. E se fosse un segreto e ci sono tipo le armi rare? Ah no, sui tre generatori forse, ti pareva. Era troppo figo, ragazzi, scusate la stronzata. Bene. Qua davanti ci sta pure un'arma qui sopra. Oh, però. Oh, non ci sale qui sopra? Che
Che sei spastico. Allora, dimmi che quella. Oh no, c'ho paura che si esca, come vedono subito. No, eccoli là. Allora, si riesca a salire subito. Forse c'è un cecchino. Allora, quanti sono? Tre ne vedo già. Questi mi scoprono. Questi mi scoprono subito. Ok, rapido e indolore, ragazzi. Rapido e indolore. Saliamo e vediamo che arma hanno messo. Cioè, la balestra automatica, quando l'ho trovata, ha messo sparato un segone. Cioè, che arma è, ragazzi? Che arma è? Una mitraglietta leggera. Quella è forte. Forse dovrei prenderla per buttarci giù l'elicottero, se mai verrà un elicottero, però speriamo non verrà. Oh cazzo, ho pure sparato con questo, maledetta. Mannaggia. Per fortuna non c'era nessuno. Andiamo di balestretta, va. La mia dorata balestra. Balestra! Un'altra, è pieno di sti tizi qua. Ma è una bestia, mori. Ma che cazzo? Dammi pure le frecce. E c'hanno qua animali, porco cane. Basta! Dai, cavolo. Tanto sti vanno sempre in giro insieme, quindi mo ce ne staranno tipo altri 5. Pelle d'orso, bello, fai da te. Ah, meglio di niente. Facciamo tutto. Questi avranno le pelli speciali, chissà dove si troveranno, cavolo. Oh, che animale è? Oh, un cervo, mortacci tua, cervo. Che paura. Ok, non c'è nessuno, è buono. Dovrebbe spegnere i jammer. Al lavoro. Prendi le munizioni, ottimo. Ok, questo è andato. Ancora due. Andiamo agli altri due, ragazzi, veloci veloci. Porco. Maledetto cane del cavolo, no? E che cazzo? Oh mio Dio. Bastardi, non siete altro. Però il fucile a pompa contro colpi non serve a un cazzo, ragazzi. Può essere anche forte quanto il dio, ma non serve a niente contro un branco di lupi. L'ho portato apposta per gli animali io questo, pensate un po'. Bene. Eccoci qua, cavolo. No, no, già mi stanno a vedere, ma che è? Dite, pattuglia 4. Oh. Siamo al luogo dello schianto. La squadra è tutta morta. Arriva di tardi, amici miei. Allora, quanti saranno? No, che cazzo sto a fa? Così. Ma qua non se ne vede uno, ragazzi. Avviciniamoci. Eccoli là. Un corazzato, già. Minchia, mi vogliono già far crepare anche un allarme. Uffi, uffi, uffi. Ci dovremmo impegnare. Ah, con... Ma ha detto io che non porto mai un fucile di precisione. L'ho anche detto, ci potrà essere utile forse. A saperlo. I coltellini ce l'ho, sì. Perfetto. Ho due addirittura. Tutto verso di qui. Ah, obiettivo principale. Distruggere quel fottuto allarme. Così anche se mi scopro non dovremo fare i salti mortali. Quello potrebbe anche morire, questo assaltatore, ma... Oh, un altro. C'è chi è.
Ok. Qua siamo passati. Ora mi serve una visuale su. Eccocela. Via. Bene, bene. Quanto mi casano ste cose. Il ritorno dello stealth, ragazzi, con la bala stretta. Mamma mia. Aia. Ora comincia a farsi dura. Bene, ora mi beccheranno per forza, però. Oh, ma sta qua sopra uno. Oh, minchia. Addio, ragazzi, è stato bello. Se. Uno sta qui, ma l'altro? Aia. Ah. Che animale è che fa sto verso? C'era uno qui sopra e non l'ho visto. Mi sembra strano. Mortacci sono, ha fatto scopri questo. Vaffanculo, va. Avevo fatto tutto perfetto. Bastardo, non sei altro. Vabbè, tanto sono finiti, ragazzi. Oh. Ok. Oh, vaffanculo. Ok. Venite, venite, venite qua, non c'ho paura. Corazzato sì, non venito. Affanculo. Ah, dove vai? Vuoi salire, dai, sali su. T'aspetto. Ciao. Mi è volato con una freccia. Allora. Qui non ci posso salire. Come lo. Ah, abbiamo l'arpione, ragazzi. Che bella cosa. Vediamo se lo chiappo, preso? Non si sa. Oh, non è morto. E che cos'è? L'ho preso! No, ma che cazzo è, ragazzi? Ah, e che cavolo, vedi? È servito l'arpione. Ci è servito. Che cazzo c'è ancora? Ancora un altro. Dove cazzo stanno, ragazzi? Oh! E basta. Finiti, bene. Andrà a stare a fanculo, mortacci. Eccolo qua. Ciao ciao. Andiamo all'ultimo. Bene, con questo parcheggio shock siamo pronti ad andare a saltare l'ultimo generatore. Allora, mi hanno fatto notare nei commenti, Slendy. Ah, intanto saluto anche Tommy che mi ha chiesto di salutarlo. Mi stavo anche scordando, vedi? Parlando di Slend, ho pensato anche a Tommy. Ciao Tommy, e grazie che mi segui sempre. Sei un grande. Davvero, ringrazio anche tutti gli altri che mi stanno se seguendo. Ah, dicevo che Slend mi ha fatto notare che anche lo Yeti ha la faccia corrotta come ste persone qua. Quindi vediamo il perché, dobbiamo capirlo. La via è questa, eccola. Bene, è piccolino come posto. Da un po', eh. Guai. Perché un posto così? Ah, ma ci dobbiamo lanciare. Oh cavolo, aspettate che mi preparo psicologicamente.
E già vedo belle raffiche di vento. Ah, non dico niente, ragazzi. Non dico niente. Andiamo a prendere sta pistola prima. Ce la facciamo. Ok. Se mi butto, faccio prima così faccio. No, 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 dalla parte sbagliata sto andando. Oh cazzo. Oh cazzo, no, 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 porco. No, non lo accetto. Ma vai a fare. Oh, zitto. Pensa che lo buggo, pensa che lo buggo, pensa che lo buggo, l'ho buggato. Mamma mia. Oh. Grande della 90, ragazzi, che vi regala queste magie. Almeno dimmi che è un'arma che. Meglio di niente, dai. Tanto la prendiamo. Questa mi sa che è pure forte, il Vector, no, non me lo ricordo. No, prendiamo il mirino. Ok. Ora risaliamo. No, che cazzo fai? Sperando che mi ricordo i pulsanti. Eccoci qua. Oh, ho spinto in giù. Ho spinto in giù, cazzo, non dovevo. Non dovevo, non dovevo, non dovevo. Apri il paracadute del cazzo. No, non cadere. Oh, mamma mia. Altare di. No, ragazzi. No, ragazzi, no, 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 no. Ho visto il video. Lo sapevo. L'ho lisciato. L'ho preso in faccia. Poto in faccia. Poto fargli un abbattimento alle spalle. Ci proviamo, ragazzi. No, cazzo, cazzo. Abbattimento è andato male. Abbattimento fallito. No, non ti incazzare. Non ti incazzare, cazzo. È morto. Grande arpione. Che idea che c'ho. Mamma mia, ragazzi. Oddio, bastardo ieri. Ah, non si può cacciare. Scomparso, ma che cazzate è? Ma che è? Era ninja, era. Ma era lui, era. Era un finto ieri, era. Bastardo ieri, ti ho ucciso. Siamo nella grotta. Chissà se ci sono anche altri Yeti. Sicuramente nella mappa ci sono, perché uno degli obiettivi del gioco è caccia tre Yeti. Quindi sono abbastanza sicuro che ci siano. Così dovrebbe bastare. Ok, liberate. Ora le comunicazioni sono libere, ragazzi, e siamo pronti per andare a affrontare la notte, ragazzi. Però prima andrò a fare una. Deve almeno 3 o 4 missioni secondarie, così al volo, veloci veloci, per potenziare le nostre difese. E poi affronteremo la notte, ragazzi. E speriamo di sopravvivere. The Game Over Size, tra 90 è tutto. Lo Yeti è stato fatto fuori. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao, ragazzi.